Amici sportivi, un saluto da Davide Sardo. Benvenuti allo stadio Esseneto di Agrigento. Benvenuti al big match Akragas-Enna, ultima giornata del regular season del campionato di eccellenza Girone A. Partita importantissima dalla posta in palio alta. Il pareggio non serve a nessuna delle due formazioni. L'Akragas deve vincere per confermare il più 10 punti dalla quinta classificata e dunque saltare il primo turno dei playoff regionali e giocare la finale regionale, mentre l'Enna ha bisogno dei 3 punti per sperare di raggiungere i playoff. Dirige la partita il signor Alessandro Colelli di Ostia Lido. Le formazioni in campo, diamo uno sguardo all'11 dell'Enna. In porta c'è Dolenti, poi Santo Locito, Russo Capitano, Rallo, Di Dio, Lipari, Amaia, Bello, Barcio, Caronia, Graziano. L'Akragas di mister Terranova risponde con Aruscia in porta, poi Yoboa, Tarantino, Strano, Cipolla, Tuniz, Prestia, Majorano, Pavisic, Piuca e Francesco Taormina. Partita importante per la famiglia Strano oggi, perché sulla panchina dell'Enna l'allenatore è Pippo Strano. Per l'Akragas a centrocampo gioca il figlio Angelo Strano. Ecco qui l'11 biancoazzurro che riceve gli applausi dei tifosi della curva sud. Molti bambini allo stadio, tanti bambini che hanno fatto l'ingresso con i giocatori. Ad accompagnare il capitano Alfonso Cipolla, la mascotte biancoazzurra, la piccola Alice. È tutto pronto per il calcio d'inizio affidato all'Enna. Gara che promette spettacolo e tante emozioni. Come detto, i 3 punti sono importantissimi per entrambe le formazioni. L'Enna ha bisogno della vittoria per sperare di raggiungere i playoff. L'Akragas è già certa di disputare i playoff dal secondo posto, dunque avere il doppio risultato in casa, vittoria e pareggio, ma vuole saltare il primo turno dei playoff e allora deve vincere, deve battere l'Enna. Fischietta in bocca per Colelli di Ostia Lido. Inizia adesso Akragas-Enna. Subito l'Enna in attacco. La squadra di Pippo Strano ha battuto anche la capolista Canicattì recentemente. Canicattì che ha già vinto con largo anticipo il campionato di eccellenza. Palla in avanti, attenzione, fa buona guardia Yoboa. Ottavo minuto, quinto calcio d'angolo per l'Akragas, forse un record. Insiste la squadra bianco-azzurra, è ancora 0-0 all'Esseneto, ma siamo soltanto all'inizio. Ancora corner per l'Akragas, Prestia, palla sul secondo palo, Cipolla, Dolenti la para, poi Pavisic, Pavisic, salvataggio con le mani, calcio di rigore e rosso per un giocatore dell'Enna. Se ne va sconsolato il numero 7, Federico Amaia. Enna in 10 uomini, calcio di rigore per l'Akragas, frittata della difesa ennese. E l'Akragas ha l'opportunità di mettere la partita tutta in discesa. È tutto pronto per il penalty Akragas, nono minuto. Pavisic contro Dolenti, la rincorsa dell'argentino. Fischia l'arbitro. Parte Santiago Pavisic, la conclusione, la rete! La sblocca lui! Il bomber argentino dell'Akragas, Santiago Pavisic, 1-0 Akragas. Ed è festa all'Esseneto di Agrigento per il vantaggio dei biancoazzurri. Firmato Pavisic, 1-0. 14esimo, sesto calcio d'angolo per l'Akragas,
che insiste, attacca. Piuca dalla bandierina. Palla in aria, Tuniz! Palla fuori di un niente, Akragas vicina al 2-0 con Giampaolo Tuniz. Calcio d'angolo per l'Enna, da ripetere, il primo della partita per la squadra di Pippo Strano, sotto di un gol e con l'uomo in meno dall'ottavo del primo tempo. Vanno a saltare anche i difensori centrali, Di Dio e Lipari, palla in aria, Pavicic con la coscia, la palla è ancora lì, e allora Cipolla di testa e poi Russo, la conclusione sul fondo. Attenzione all'Enna in attacco, Graziani, palla sul fondo, il tiro di Graziano deviato in angolo, palla gol per l'Enna al 25 del primo tempo. Piuca, Francesco Taormina, si va da Giuseppe Prestia, 29esimo Prestia, il cross morbido, la palla filtra, poi si salva la difesa dell'Enna, ma l'Akragas arriva sempre prima sul pallone. Allora Prestia, altra chance per i biancazzurri, pallone per Yoboa, il cross basso sul primo palo, allontana Rallo, arriva Piuca, pallone Piuca, super gol dell'argentino, tutti in piedi all'Esseneto per la prodezza balistica di Pablo Piuca. L'Akragas balla il tango argentino dopo Pavicic, segna anche l'altro argentino Pablo Piuca ed è 2-0 alla mezz'ora, l'Enna è in ginocchio. Punizione per l'Enna, siamo distanti alla porta di Arusha, ma ci prova la squadra di Strano, 38esimo del primo tempo. L'Enna ha bisogno di un gol per sperare di rimontare questa partita. Di Dio per la punizione, parte il numero 5, palla in aria, attenzione a Graziano, palla sul fondo ed è ancora pericoloso il numero 11 della formazione giallo-verde. Dolenti, ennesimo errore del portiere dell'Enna, palla regalata all'Akragas che insiste, attacca, 41esimo, Maiorano, arriva Tarantino, eccolo servito, è pronto la cross Tarantino sul primo palo, Pavicic con la testa, Dolenti si tuffa e para. Finisce qui il primo tempo, finisce 2-0 per l'Akragas con i gol di Pavicic sul calcio di rigore al nono minuto, il raddoppio di Pablo Piuca al 29esimo, Enna che gioca con l'uomo in meno, espulso Amaia all'ottavo, ha parato il colpo di testa di Cipolla, botta sicura e quindi sacrosanta l'espulsione del centravanti dell'Enna. 2-0 all'intervallo. Amici sportivi, bentornati all'Esseneto di Agrigento, sta per cominciare il secondo tempo di Akragas Enna, ultima giornata della regular season, poi spazio ai playoff. Maiorano per Cipolla, riparte il big match Akragas Enna, 2-0 per i biancoazzurri. Enna, come detto, con l'uomo in meno, Strano, pallone per Maiorano, poi Piuca, alza lo sguardo. Si ricomincia da Angelo Strano, il papà Pippo e l'allenatore dell'Enna. Piuca, Cipolla, palla per Yoboa, possesso palla prolungato dell'Akragas, Francesco Taormina va giù. Terzo minuto della ripresa, calcio d'angolo per l'Akragas, parte Piuca, palla in aria di testa, Tuniz, Dolenti la tiene lì. Prestia, sesto minuto, ancora tanta Akragas, Yoboa, cross invitante, Pavicic schiaccia il colpo di testa e palla fuori di un niente, Akragas vicino al 3-0, Pavicic vicino alla doppietta. Grande festa sugli spalti, soprattutto in Curva Sud, per questo traguardo importante raggiunto dall'Akragas.
seconda classificata in eccellenza girone A, e dunque adesso la finestra dei playoff promozione per provare a rincorrere il sogno Serie D. Piuca per Maiorano, Strano, Tarantino, ventunesimo, insiste l'Akragas, la sventagliata di Piuca per Prestia, il cross, Pavisic è strattonato, non se l'è sentita l'arbitro di segnare un altro calcio di rigore all'Akragas, pallone sul fondo, strattonato nettamente Pavisic che continua a protestare. E qui c'è un errore clamoroso del direttore di gara Colelli di Ostia Lido. Fermato Pavisic di Dio, non riesce a ripartire Lenna, Piuca, pallone a destra per Leo, entrato Giovanni Taormina, insiste l'Akragas, attenzione, Taormina manda al bar un avversario, Russo, il cross morbido, non lo tocca nessuno e si salva Lenna. 38esimo, punizione Akragas, la finta di Piuca, parte Giovanni Taormina, palla sul secondo palo, la sforbiciata, gol di Strano ma fuori gioco, un bellissimo gol annullato, l'acrobazia e il gol di Strano, rete annullata per fuori gioco.